Valerica e benvenuti in questo nuovo video. 9 mesi fa avevamo fatto un video pronostico della classifica finale della Serie A e oggi andremo a vedere quante ne abbiamo azzeccate, ma so già che mamma mia. Ho fatto un disastro, ecco, ho fatto un disastro perché partiamo subito. In ultima posizione avevo pronosticato lo Spezia, ebbene sì, è arrivato il Parma. Parma che avevo pronosticato penultimo e quindi ho sbagliato. Di conseguenza il Crotone è arrivato penultimo. In 18ª posizione avevo messo il Genoa e ho sbagliato perché il Genoa con la cura Ballardini ha fatto bene e terzo ultimo ragazzi ci è arrivato il Benevento. Guarda, avevo sparate grosse, avevo sparate grosse perché 17esimo posto, più col cuore che con la testa. E 16º posto, Crotone e Benevento. Sono arrivati Torino e Cagliari. Oddio. Avevo pronosticato l'Udinese 15ª, ma ci è arrivato lo Spezia, l'Udinese che è arrivata 14ª. E avevo messo la Sampdoria. Al 13º posto avevo messo il Bologna e ci è arrivata la Fiorentina. Mamma mia, che schifo, che schifo. Continuiamo lo schifo? 12º posto, 12º per il Torino. Avevo pensato. E invece il Bologna. 11º posto al Verona. Ci sono andato vicino, è arrivato decimo. Ma 11º ci arriva il Genoa. 10º posto avevo detto Roma, ci è arrivato il Verona. 9º posto Sassuolo, ma ci è arrivata la Samp. 8º posto Cagliari, ma ci è arrivato il Sassuolo. 7º posto la Fiorentina e ci è arrivata la Roma. Cioè praticamente ho preso nessuna, perché sesto avevo messo il Milan, derivata la Lazio. La Lazio l'avevo messa quinta, ma ci è arrivato il Napoli. Cioè praticamente abbiamo scambiato un po' di squadre così a caso. Quarto posto per l'Atalanta, ci è arrivata la Juve. L'Atalanta è arrivata terza, ma io avevo messo il Napoli. Seconda avevo messo la nostra Inter, ma è arrivata il Milan. Campione d'Italia, ci avevamo messo la Juve e l'abbiamo fatto noi. Zero! Grande, raga, grande. Oh, io mi sono messo in gioco, Voi avete pronosticato il vostro. Ai tempi avete pronosticato? Scrivete ora quante ne avete prese. Zero carbonella. Dai! Dai, vai, però mezzo punto per il Parma, che comunque in zona retrocessione ci è andato. Mezzo punto per il Bologna che è arrivato una posizione sopra. Mezzo punto per l'Udinese che è arrivato una posizione sotto. Mezzo punto per il Verona e so già 2 punti. Mezzo punto per il Sassuolo, 2 e mezzo, dai. Dai, ci sta. Mezzo punto per l'Atalanta, sono 3 punti. Mezzo punto per l'Inter, 3 e mezzo. 3 punti e mezzo, no dai. Il gioco era, fai un punto se becchi. Se la becchi, non l'ho beccata, quindi 0. 0-0-0. Fatemi sapere la vostra questione nei commenti. Tante risate e niente, mamma mia, che
Che sconfitta amara. Ridicolo, sono ridicolo. Però noi ci proviamo comunque tra 2 mesi, 3 mesi fa, quando si saprà qualcosa di ben chiaro sulla struttura delle squadre. Ci riproviamo. Vediamo se andrà meglio. Lasciate un commentone sulla vostra classifica pronosticata. Cacchio, fino a 4 giornate alla fine il Parma era penultimo. Eh no, le ha perse tutte e quattro e il Crotone ha fatto l'unplane proprio. Ci sta. Almeno confidavo su quello, almeno facevo un punto sicuro, invece no. E niente, lasciate un like, iscrivetevi al canale, è gratis. Se non vi piace il video, lasciate il dislike, che vi volevo dire, che vi devo dire. Niente, ci vediamo alla prossima, non so più che dire. Ovviamente sempre forse niente, però faccio schifo, ragazzi. È la verità dei fatti. Bello, ragazzi.